Benvenuti nel nostro spazio notizia. Oggi parliamo di solidarietà, ma in realtà parliamo anche di tecnologie, in un qualche modo tecnologie che possono aiutare a migliorare la vita, in questo caso anche in modo molto molto concreto. Siamo con Bianca Bianchini, che è il presidente dell'Lions Club Torino Solferino. Benvenuta a Grazie. GRP e ci racconterà appunto di questa iniziativa portata avanti, ma sono proprio in questi giorni, in queste Sì, settimane, esatto. quindi insomma non è affatto conclusa, anzi sta accadendo proprio in queste settimane, appunto, questa iniziativa che si intitola BEL, cioè dedicata alla raccolta fondi per arrivare all'acquisto e poi naturalmente a poter donare un bastone elettronico Lions, giusto? BEL, questo è Esatto, il nome del esatto. progetto anche in qualche modo. Ecco, poi magari raccontiamo anche qualcosa del vostro gruppo Lions, di Torino Solferino, eccetera, Volentieri. però ecco, partiamo proprio da questo oggetto. Che cos'è un bastone elettronico? Il bastone elettronico è un bastone per non vedenti che utilizza delle tecnologie innovative, utilizza gli ultrasuoni, quindi manda in avanti un fascio ultrasonoro che se incontra un ostacolo viene riflesso, torna indietro e con un segnale che è rappresentato da una vibrazione indica al non vedente se ci sono degli ostacoli. Ostacoli fino ai 4 metri di distanza e non soltanto degli ostacoli a terra, che possono tra l'altro anche essere percepiti con la punta del bastone, ma anche degli ostacoli alti, alti fino ad 1,80 m, quindi di conseguenza i classici segnali stradali, le paline, i semafori possono essere chiaramente individuati e quindi è un ausilio molto importante. Il Lions Club è un'associazione che si occupa da anni dei non vedenti, abbiamo un centro di eccellenza di allevamento dei cani per non vedenti, dei cani guida, però questo è un ausilio molto utile perché ci sono anche dei soggetti che non gradiscono avere il cane. Il cane sappiamo che è anche un amico, una compagnia, però è anche una creatura di cui occuparsi e quindi Certo. non tutti hanno la possibilità di farlo. Certo, in questo caso invece naturalmente è un ausilio elettronico, in un qualche modo comunque Esatto. con nuove tecnologie. E quindi voi che cosa state facendo in concreto per Noi questo? stiamo per acquistare questi bastoni elettronici, stiamo facendo una raccolta fondi in internet sulla rete del dono. Chi è interessato basta che digiti rete del dono e per un raggio di luce, che è il nome della nostra iniziativa, e facciamo una raccolta fondi, una raccolta che può coinvolgere, interessare chiunque, non c'è un limite minimo di denaro da Sì. poter donare, volendo si possono donare anche 2 euro, 5 euro, tutto fa. Noi diciamo che il mare è formato da tante gocce d'acqua, quindi non pensate mai che l'aiuto possa essere un aiuto troppo piccolo, tutto serve. E questa raccolta fondi durerà fino a marzo del prossimo anno. L'obiettivo che noi vogliamo raggiungere è raccogliere 5.000 euro per l'acquisto di 3 bastoni elettronici. Un bastone elettronico costa mediamente sui 1.500 euro. Questa cifra comprende non soltanto il mezzo di per sé, quindi il bastone, ma anche l'arrivo di una persona che è in grado di insegnare al non Certo, vedente com'è l'utilizzo. quindi inevitabile. E saranno persone, i beneficiari, diciamo, saranno persone torinesi? Sono persone della città di Torino. Noi abbiamo parlato con l'Unione Italiana Ciechi. Innanzitutto, prima di iniziare questa iniziativa, mi sono informata presso il responsabile delle tecnologie dell'Unione Italiana Ciechi per sapere se lo ritenevano un ausilio Effettivamente ovviamente utile, effettivamente certo. utile. L'hanno provato e ne sono rimasti molto contenti, molto soddisfatti. Ho poi parlato con il presidente della sezione di Torino dell'Unione Italiana Ciechi, che è un brillante avvocato, l'avvocato Franco Lepore, che ovviamente ci ha dato il pieno assenso dell'associazione. Verrà fatta una dimostrazione presso la loro sede proprio tra non moltissimo, il 28 di ottobre, sabato 28 Do dove ottobre, nello sé diciamo nella dove? sede dell'Unione Italiana Ciechi in corso Vittorio Emanuele II.
E qui verrà appunto fatto con dei non vedenti torinesi questa dimostrazione. E sarà l'Unione Italiana Ciechi ovviamente a decidere a chi dare questo bastone. Noi ovviamente naturalmente. provvediamo all'acquisto e naturalmente metteremo a disposizione di chiunque voglia vedere la documentazione No, certo, relativa. anche perché conoscendo naturalmente La la nostra situazione e associazione e la loro l'associazione sanno associazione, non bene ci a sono chi può dubbi. andare e a chi può essere davvero più Infatti, utile. Ecco, infatti. parliamo allora un attimo anche di voi, insomma, Lions Club Torino Solferino è, insomma, è sicuramente una presenza importante, È non è solo una per questo presenza aspetto. importante nella nostra città. Noi abbiamo iniziato moltissimi service importanti, dal service per i bambini nuovi poveri, quindi la raccolta di cibo per i bambini nuovi poveri, che poi si è esteso man mano ad altri club della città di Torino, ma con un certo orgoglio diciamo che iniziare siamo stati noi del Solferino con l'allora presidente Roberto Mussano. Un service sulla dislessia, anche questo molto importante, che poi è stato accolto da molti altri club, perché naturalmente si cerca nell'ambito del Lions di lavorare poi insieme, perché Certo. più siamo, più riusciamo ad ottenere chiaramente un buon Sta risultato. cambiando il modo di aiutare? Sicuramente sta cambiando in maniera significativa. Internet è una delle possibilità effettivamente di aiuto molto importante. Una volta per raccogliere fondi si organizzavano eventi, si continua a farlo naturalmente, spettacoli con artisti e quant'altro, però ci siamo resi conto che è sempre più difficile organizzare degli eventi perché hanno comunque un costo non indifferente Certo. fra la struttura, gli artisti. Anche se con delle tariffe decisamente Agevolate, ridotte, per diciamo, però. carità, però, e la raccolta fondi tramite internet consente invece di poter dare delle cifre anche piccoline, ma che però tutte messe insieme danno un grosso Certo. supporto. Quindi questo dal punto di vista del raccogliere contributi, ma dal punto di vista delle Esatto. esigenze? Dal punto di vista delle esigenze, le esigenze adesso sono veramente tante, spaziano in tantissimi campi. Come organizzazione, il Lions si occupa, come dicevo, in maniera molto importante dei non vedenti, però si occupa di molto altro, anche dell'oncologia pediatrica, di soggetti diabetici e poi facciamo dei service di opinione, per esempio un service che come Torino Solferino portiamo avanti è quello di andare a insegnare ai bambini nelle scuole l'igiene delle mani, anche questo è un service iniziato dall'allora presidente Salvatore Piazza è molto interessante, lo portiamo avanti con altri E club. come rispondono le scuole a questo, ad esempio? Molto bene, i bambini sono entusiasti anche perché facciamo questa iniziativa insieme con una compagnia di giovani attori Sì. dilettanti che interpretano la parte di un ispettore che si chiama Sherlock Soap e di un dottore che si chiama il dottor Gell, che insegnano Che come ci diventa si un lava po' bene le un mani e gioco quindi anche, un diventa modo un di partecipare, gioco. certo, però Esatto, poi sono quelle cose che magari esatto. poi vanno a insegnare anche ai Però genitori, insegnano no? anche ai genitori perché poi Infatti. fanno osservazioni al papà e alla mamma e dicono: ma guarda che non hai lavato Se poi i bene le bambini sono mani. cattivissimi, quando vuoi imparare Bambini una cosa poi, su queste cose sono... esatto, No, no, quindi no, è esatto. interessante anche l'idea di service d'opinione che è, insomma, Sì, interessante, perché che fare sono, cultura è interessano essenziale. molto, anche al nostro attuale governatore Preti, i servizi di opinione interessano moltissimo, È quindi una sono molto strada... importanti, è una strada Ecco, importante. allora siamo in chiusura, però ricordiamo allora ancora un attimo, se volete contribuire a questa raccolta di fondi per donare a tre persone che hanno bisogno di questo bastone elettronico, ricordiamo allora com'è possibile fare. Allora si va sulla rete del dono, potete digitarlo su Google, rete del dono per un raggio di luce e compare molto semplicemente tutta la schermata dove potete vedere anche un filmato interessante su questa iniziativa. Vi Bene. ringraziamo naturalmente molto per ogni aiuto che ci darete. Grazie a Bianca Bianchini, presidente Grazie a Lions Club voi. Torino Solferino. Naturalmente un saluto a tutti i suoi soci, i suoi amici, Certo. diciamo, e grazie a voi per averci seguito. A presto. Grazie.